questa sua libreria, dove era solita andare molto spesso, e leggendo faceva sempre delle ricerche per i suoi studi, ma non sapeva in che guaio si sarebbe cacciata quando d'improvviso si imbatté in un libro molto, molto, molto particolare. Vediamo un po'. Ma non era questo. Ciao, ciao, ciao. Sì, anche oggi sono venuta qua, sì. Sono venuta qua per fare le mie ricerche. Mi passi quello che c'è là sopra. Grazie. Ah, ecco. Proprio questo cercavo. La mia relazione procede bene. Sì, sì, sto aumentando gli studi. Ma chi è che fa casino qua? Stanno facendo i lavori. Aspetta che mi prendo l'altro, questo qua, che volevo vedere questo qua, se c'era scritto dell'altro. No, non è questo, non è questo, è l'altro. Fammi vedere questo qua, che c'è scritto qua. Allora, ah, ho capito, allora, dovrebbero arrivarti dei nuovi. Per i miei studi di noi lì. Bene, dai, interessante. Molto interessante. Do un'occhiata un po' in giro e poi ci sediamo, ok? Allora, vediamo di qua. Questo qua. Forse questo. Questo cosa diavolo è? Storia. La strega che ti rubava i ricordi. Vecchiotto come libro. Sì. Come? Come non lo devo toccare questo libro? Perché è qua in biblioteca. Dove l'ho trovato? Era in mezzo a questi qua. Ma l'ho trovato qua. Ma perché? Come maledetto questo libro? Ma cosa stai dicendo? Un libro maledetto. Addirittura. La strega che ti rubava. Ma tu non l'hai letto. Adesso mi... Cos'è questo? C'è una busta. Coordinate. Cos'è questo? Coordinate per un castello. Non riesco a capire. No, adesso mi è incuriosito perché lo voglio leggere questo libro. Eh sì, Ma perché? Perché deve essere pericoloso? Essere la mappa per andare al castello. Mio Dio. È una mappa questa.
Ma io lo voglio. Io lo voglio leggere. Io sono curiosa, lo sai. Potrei fare una ricerca, un'altra relazione. Ma come dicono che vanno all'interno del libro? Le persone che hanno letto questo libro sono scomparse. Ma cosa stai dicendo? No, dai, questa è pura fantasia. È fantascienza. Ma è possibile che tu leggi un libro e sparisci nel nulla? È la prima che sento, dai. No, no, io lo voglio. No, io me lo voglio portare a casa. Questo e me lo leggo. La tua responsabilità non deve essere mia. Ma non hai sentito di gente piuttosto che è tornata indietro? Sono scomparsi tutti. E tu ti tieni un libro di genere, del genere in questa biblioteca? Ah, pensavi di averlo rispedito, ho capito. Eh no, l'ho trovato in mezzo a questi due libri. Questi due libri erano ficcato proprio in fondo. Si vede che ti è scappato, non lo so. E siccome che ho visto anche la copertina, che è molto strana, ho pensato di guardarci, di darci un'occhiata. Ma perché? Ma come? Ma ti ho detto che lo voglio. Lo voglio leggere. Fammelo leggere, dai. Almeno leggo due righe, dai, cosa vuoi? Magari leggendo le prime due righe non succede niente. Vediamo. La storia di una ragazza che viene risucchiata. Risucchiata. Deve aiutare Fiusilandia. Fiusilandia. Ma che cavolo è? Ben vecchiotto sul libro, guarda, ci sono delle pagine strappate. Dai, ti prego, lasciamelo portare a casa, ti prego. Guarda, va bene, dai, te lo lascio qua. Ma come lo devi rispedire? Va bene, dai, continuo con la mia ricerca, però ascolto. Potevi farmelo portare a casa, lo sai che a me piace studiare e documentarmi su nuove cose. Ma ti assicuro che non succederà niente. Ma perché? Perché non devo? Va bene. Sì, sì, tienmi d'occhio, sì. Io volevo portarlo a casa. Sì, l'ho riposto giù. Va bene, te lo lascio lì. Adesso c'è un cliente. Adesso sai cosa faccio? Me lo porto via senza che lei se ne accorga. Sì, sì. Thank you.